Ecco, alle mie spalle il telescopio nazionale Galileo, un telescopio ottico per la luce visibile che funziona e lavora nelle Isole Canarie per conto dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Come funziona questo come qualunque altro telescopio? Idealmente parliamo di, facciamo quattro parti. La prima parte, in analogia a una normale ripresa con una macchina fotografica, l'obiettivo è quello che raccoglie tutta la luce. L'obiettivo di questo telescopio è lo specchio principale, che è qui in basso. È uno specchio di 6 tonnellate di vetro sostenute da 68 attuatori, motorini che tirano e spingono per tenerlo sempre nella forma perfetta. Che cosa fa questo specchio? È uno specchio concavo che concentra la luce e porta tutta la luce della stella, della galassia, di quello che si osserva, nel fuoco del telescopio. In questo caso noi abbiamo ben 3 specchi. Quello principale riflette la luce nel secondario lassù in alto e un terzo specchio decide di mandare la luce a destra o a sinistra in una delle due sale che chiamiamo sale Nasmyth, dove c'è il secondo pezzo importante del telescopio. Nella macchina fotografica avevamo i rullini con la pellicola fotosensibile, adesso si usano ricettori CCD. E anche noi usiamo qualcosa di simile per analizzare la luce e registrare le immagini. Si tratta degli strumenti. A differenza del telescopio, che è qui da 15 anni e lavora benissimo come la prima volta, gli strumenti sono quello che ci permettono di far evolvere e migliorare la qualità del nostro lavoro. Abbiamo strumenti che prendono immagini, che poi usiamo mettere dei filtri colorati davanti per vedere differenti componenti degli oggetti che guardiamo e si chiama fotometria, oppure gli mettiamo un prisma, un reticolo di diffrazione e disperdiamo la luce nei suoi colori per analizzare la composizione e il movimento degli oggetti che stiamo osservando. Questo è Dolores, lo strumento che ci permette di ottenere immagini e anche un po' di spettri a bassa risoluzione nelle lunghezze d'onda visibili, ovvero tutte le immagini che produciamo a colori di supernove, di galassie, vengono fatte con questo strumento. Ha lavorato per gli ultimi 10 anni come principale strumento del telescopio e quello che ha visto più di tutti. Questa invece è l'altra sala dove ci sono gli strumenti che osservano la luce infrarossa, che ci permettono di vedere cose che con la luce normale visibile non si vedono, per esempio cose lontanissime. Con questo strumento d'oro, NIX, nel 2009 abbiamo misurato la più grande distanza in assoluto mai misurata da un telescopio astronomico al mondo. In quel momento per diversi mesi abbiamo detenuto il record di misura di distanza. Eravamo a 12 miliardi di anni luce da noi, appena 600 mila anni dopo il Big Bang. E quello che si è visto era una grande esplosione che probabilmente da quelle parti era molto pericolosa. Noi da lontano abbiamo potuto però battere ogni record con questo strumento infrarosso qui al telescopio Galileo. E dentro questo anonimo botte di acciaio, neanche tanto bella da vedere, c'è lo strumento, il più nuovo strumento, lo spettrografo infrarosso Giano, che ecco, di questo strumento ce n'è uno solo in funzione al mondo, che è questo. E tenteremo di vedere, di misurare le atmosfere dei pianeti extrasolari proprio con gli spettri infrarossi raccolti dallo strumento Giano nei prossimi mesi, nei prossimi anni. E questo è l'ultimo pezzo del telescopio. Con queste scatole nere, lo strumento HARPS raccoglie la luce delle stelle e tramite una fibra ottica la manda giù nello scantinato dove c'è dietro 3 porte chiuse assolutamente con combinazioni svizzere lo strumento più preciso
che abbiamo qui al telescopio. Con questo strumento HARP riusciamo a misurare come si muovono le stelle fino alla precisione di un metro al secondo o anche meno. Praticamente riusciamo a vedere camminare una persona che viaggia un metro al secondo a centinaia di anni luce. E siccome non è portatile come una macchina fotografica, queste 5 tonnellate di vetro e 10 tonnellate di acciaio che compongono il telescopio devono essere mosse, puntate con una precisione assoluta che è necessaria per puntare una stella di notte. E dato che la stella si muove, con la stessa precisione dobbiamo continuare a seguire l'oggetto mentre sorge, si sposta e tramonta. La montatura è, nel nostro caso, tutto questo edificio. Il telescopio può abbassarsi, alzarsi e puntare in elevazione e tutto l'edificio, con il telescopio dietro, gira per orientare l'angolo giusto e puntare l'oggetto che interessa. Siamo in grado di puntare una moneta da 2 euro a 3 km di distanza e saperlo distinguere da quella di fianco. Mancava il quarto elemento, il quarto ingrediente essenziale per un telescopio, che è poter vedere bene. Per poter vedere bene ci vuole un'aria, un'atmosfera particolare, poco contaminata, lontano dalle luci, e posti così ce ne sono pochi al mondo. Per cui, bienvenidos a Canarias. Le isole Canarie, come potete vedere, sono un paradiso astronomico. Un'isola è un posto lontano da tutto, in mezzo all'oceano. I venti alisei portano le nubi che come una coperta coprono le poche luci rimaste sull'isola, e qui a 2400 metri di altezza sul livello del mare, che si può vedere giù sotto, osserviamo il cielo di notte come in pochissimi altri posti al mondo.